sempre, ci sono sempre stati, con grandissimi sforzi è sempre stata mantenuta viva questa fiamma di cultura cristiana e umana. Vogliamo potenziarla, vogliamo aumentarla, vogliamo aprirla. I Girolamini hanno avuto il coraggio di aprire le porte per coloro che sono interessati a quello che i Girolamini possono offrire. E le porte rimarranno aperte. Quello che vi dico è proprio questo. Venite ai Girolamini e imparate a aprire anche voi le vostre porte. Ed è una bellezza che stordisce. Fra i tesori inestimabili del patrimonio artistico e culturale di Napoli, ecco di svelarsi per la prima volta, lentamente, uno dei suoi gioielli più preziosi. Ieri sera, 30 novembre, il complesso monumentale dei padri Girolamini in via Duomo ha aperto le porte del convento ed ha inaugurato una mostra di disegni e stampe recuperati dall'archivio oratoriano del 700 e 800. Ha aperto la storica sala della biblioteca detta del Camino, ha fatto gettare uno sguardo sui 150.000 volumi e collezioni uniche al mondo ed ha accompagnato i primi ospiti con una visita teatralizzata dell'associazione Nartea, che ha visualizzato gli antichi legami del convento che intrecciano la sua storia con la vita e la cultura napoletana. Impossibile elencare tutti i tesori, dalle sculture di Bernini, Fanzago e San Martino ai dipinti della quadreria, da Luca Giordano a Guido Reni, da De Ribera a Stanzione e Solimena. L'obiettivo è quello di aprire alla visita di cittadini e turisti anche la parte finora nascosta del complesso. Un patrimonio ritrovato. La città di Napoli è ricca di tesori inestimabili. La Biblioteca dei Girolamini e il Monumento Nazionale del suo complesso sono uno di questi tesori. Di certo un tesoro poco conosciuto, ma che noi vogliamo far riscoprire alla città, perché è una città che se lo merita e una città che deve conoscere le bellezze di questo monumento.